Dopo un periodo difficile, Carlos Maria Corona oggi sta meglio. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è ricoverato in una comunità, ma ha ottenuto qualche giorno di vacanza che sta trascorrendo in Sicilia con il padre e la compagna di lui, Sara Barbieri, che presto darà un altro figlio all'ex re dei paparazzi. È stato lo stesso Fabrizio Corona a parlare dei problemi del figlio e, un anno fa, parlando con Francesca Fagnani ha dichiarato: Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di 6 mesi, era stato male a dicembre, è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi. È potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio. Intanto però il giovane sta trascorrendo un'estate serena e l'8 agosto ha compiuto 22 anni. Carlos Maria Corona oggi è in vacanza con il padre in Sicilia. In occasione del compleanno del figlio, Fabrizio Corona ha pubblicato una foto che lo ritrae con Carlos. I due sono intenti a fare una maschera contro le occhiaie, sorridenti e spensierati. In un'altra foto, il 22enne è ritratto quando era ancora un bambino. Sotto le foto la scritta: auguri Carlos Maria. Insieme fino alla fine dei miei giorni. La madre di Carlos, Nina Moric, non era presente ai festeggiamenti perché non se la sarebbe sentita di raggiungerli. Madre e figlio sono rimasti lontani per diverso tempo, ma lo scorso ottobre si sono riavvicinati. A fare il primo passo è stato proprio Carlos Maria Corona. La modella croata ha condiviso su Instagram un pensiero rivolto al figlio: ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mie braccia e io ho capito che stavo tenendo l'amore più grande della mia vita. Sono passati tanti anni da quel giorno, ma l'amore è sempre lo stesso. Non cambierà mai, Nina Moric scrive al figlio. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Il post di Nina Moric continua con un augurio e una dichiarazione d'amore per il figlio. Amore mio, oggi è un giorno speciale. È il tuo compleanno, un giorno che va celebrato, ma io ti celebro tutti i giorni. Anche questo non cambierà mai. C'è tanto altro ancora che potrei scrivere, ma non lo farò. Tutto quello di cui hai bisogno è sapere che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Un amore senza riserve e incondizionato. Fa troppo male, aggiunge riferendosi al fatto di non poter essere insieme al figlio. Fabrizio Corona e Nina Moric hanno un rapporto legato alla gestione del figlio. Parlando sempre a Belve, l'ex re dei paparazzi aveva dichiarato: lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente. Qual è la malattia di cui soffre Carlos Maria Corona? Carlos Maria Corona è affetto da psicosi transitoria acuta, un disturbo per il quale una persona manifesta dei sintomi psicotici in modo acuto, ma per un lasso di tempo specifico. Per questo il giovane è ricoverato in una clinica per il trattamento di questa patologia. Come ha spiegato il dottor Massimiliano Dieci, responsabile dell'unità operativa di riabilitazione psichiatrica degli istituti clinici Zucchi di Carate Brianza, a Vanity Fair, il disturbo può manifestarsi come caso isolato ma può essere anche il preludio di disturbi psichiatrici gravi come schizofrenia, disturbo bipolare o ancora disturbo schizoaffettivo. La persona può stare bene e nel giro di poco tempo manifestare dei sintomi molto gravi. Come sentire voci che non ci sono, avere convinzioni irrealistiche sul mondo, immaginare congiure, interpretare le cose in maniera patologica. Anche la disorganizzazione del pensiero è un tratto comune per cui il paziente mostra estrema confusione e i concetti che esprime non sono più chiari.